Buongiorno a tutti! È un po' che non ci vediamo e stamattina stavo così, ero con la famiglia e mi trovavo a passare dalle campagne tedesche e mi sono imbattuto per caso in questo shop e ho detto vabbè, freccia a fermarsi perché merita secondo me una visita e un piccolo video per farvi vedere le meraviglie che insomma dalla strada ho guardato e ho detto minchia, mi devo fermare in tutti i modi. Guardate un po', ovviamente qualcuno di voi li conoscerà anche. Ragazzi, sono altro, nel frattempo ho abbandonato la famiglia in macchina perché ho detto, mi fermo un attimino, faccio un video per i ragazzi di Neuro TV perché ciao uomo, ciao Roby. Cioè, tu devi capire che mia moglie è in macchina lì, che mi guarda con aria della serie, ma che cazzo sta facendo questo? Però io non potevo non fermarmi. Tra l'altro la sfiga ha voluto che ci fosse stato proprio questo weekend una grandissima riunione, un grande show proprio qui dai ragazzi di Magic Motors. We are live. Hi. Hi. Guardate che gioielli questi ragazzi, cioè. Mi sento catapultato nella West Coast, ve lo giuro. E guardate che meraviglia. Questi ragazzi sono pazzi. Guardate questo Silverado. Qualcosa di incredibile. Sono assolutamente esterrefatto. Vi giuro, non credevo che in un paesino così di strada e si potessero trovare così tanti begli esemplari Yankee. Si parla di una 454, no discorsi. Che oggetto unico. Poi ovviamente anche tutta una serie di pick up in vendita fuori strada. Bene, io
finisco il giro e torno da mia moglie perché l'ho già vista, ho incrociato lo sguardo allo specchietto e no, non era felice. Però vi devo far vedere questi altri due o tre oggetti perché. Come si fa? Potrei concludere qui le mie vacanze, ma no, non penso moglie e figlie sarebbero d'accordo. Aspetta, intanto mi spiego. Poi? Ah, aspetta, mi spiego. Veramente che oggetto incredibile. Anche la più banale Audi A6 ovviamente ha. Ora, questa bestia. Can I come inside? Yeah. Ok, thank you. Devo farvi vedere questo hot. It's really hot. Ragazzi, io per tornare ai doveri familiari, e mi dispiace non sapete quanto, ma qui veramente se vi trovate a passare in Germania da queste parti, secondo me ne vale la pena. Ciao a tutti, se poi dovesse risuccedere ci sentiamo nei prossimi giorni. Un abbraccio.